Yo, ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video. Step up the path to power è uscito, raga, quindi vediamo di andare a recuperare, a pullare questo Goku Kid, questo Master Roshi e questo Ottavio. Vediamo un po' la Z Power List. Quindi gli altri personaggi che potrebbero capitarci, abbiamo Gombeast, non male dai. Cooler, pure lui, non male, perché comunque non l'ho mai più trovato praticamente dopo le prime volte. Quando era uscito, lui comunque non ce l'ho a 14. Lui nemmeno, lui sì. E ok, devo dire... ci sta, dignitoso come pool di Legends Limited, nulla di troppo giocabile purtroppo oltre a Goku Youth, ma comunque roba non troppo spammata, ecco. Poi ci abbiamo loro due come sparking nuove e nient'altro di veramente interessante. Raga, direi che non c'è nulla da aggiungere, fatemi aggiungere invece la censura, perché quella è abbastanza importante, non per nascondere le Chrono Crystal, mi sono stufato di dirlo, ma per evitare che ci appaia la scritta skip, quindi che ci spoileri eventualmente, o meglio che non ci appaia, che quindi ci spoileri già direttamente che abbiamo trovato un personaggio che ci manca. Così non accade. Cominciamo, step numero 1, 300 Chrono Crystal. Iniziamo a carburare, raga, vediamo di accaparrarci sti personaggi nuovi. Ok, un bel mix di schifo più navicella di Yako nel cielo verde di Namek, con tre pull totali. Spicy come cosa. Frieza non ce la fa. Incassa tutto. Lo distruggiamo. Sparking subito. Boshak. Niente di nuovo. Due sparking addirittura. Demon King piccolo invecchiato. Va bene. Cominciamo così, un paio di sparking, ma potevano essere tre hero praticamente. Va bene, non ci allontaniamo da Namek cielo verde, rimaniamo nella Frieza saga noi. Ci è piaciuta troppo e rimaniamo lì. Vai Goku, Super Saiyajin da. Pure così un pareggio. Andiamo rapidi senza manco commentare. Tu due volte mi sei uscita col tuo artwork di pessima qualità. Vabbè. Let's go. Step numero 3. Ora iniziamo a fare un pochino sul serio. Dai, 7 personaggi Super Saiyan God, ma 3 pod cielo verde. Bro, vattene da Namek. O quantomeno da Namek ben messa. Namek la vogliamo solo distrutta. O altre location, grazie. Vediamo un po', due sparking qua ci sono. Ok, ne resta una. Raga, ma che qualità pessima di personaggi sto beccando. C'è proprio bam, la marea di me. Andiamo avanti. Non darmi il cielo. Basta, ma rimuovetelo. Rimuovete il cielo verde e fate già felice un sacco di persone. Già dalle pull dice, ah, non è il cielo verde. Bene. È già un qualcosa di positivo. E invece no, cielo verde. Cosa ci darà questo bellissimo cielo verde? Dai, almeno uno dei due sparking 1%. Cioè, non è che deve uscire chissà che animazione per beccar loro. No, Rildo. E un bellissimo Goku Super Saiyan 4 di 3 anni e mezzo fa. Meraviglia, raga, meraviglia di Summon. Step numero 5. Fino ad ora rivoglio indietro le mie crono. Non siamo più su una Namek cielo verde, attenzione. È la Namek buona. Ok. Broly? No Broly?
Vabbè, la location è ok, tutto il resto... vediamo! Oh, fake out subito! Fake outino! No, non è lui, è Gohan Beast! È Gohan Beast! Voce un po' troppo adulta per essere quella di Goku! E basta, era tutto qua? Una bellissima copia di Gohan Beast che giocherò da pazzi? Ah no, anche un altro. Super Janemba Red, bellissimo. Vuoi regalare... Ho capito, gioco. Tu vuoi regalarmi tutti i nuovi personaggi nella Multi Free. Ma che gentile. Ma che gentile. No, non penso che lo farà. Primo giro, raga, vero. Ok. Ok, qualcosa di nuovo c'è. Comunque, dicevamo, primo giro, lo stesso cielo verde, quindi immagino sia uno degli 1%. Bruttino, ma vediamo sta multi cosa ci fa saltare fuori. Allora, Iro. Quanti Zarban ho trovato? Va bene, Roshi ce l'abbiamo, ce lo portiamo a casa. Qualcos'altro? No, poteva essere Ottavio, ma no. Ci somiglia un po', però. Sono blu entrambi e basta. Ricominciamo sto giro della morte. Così. Meglio, raga, che non abbia visto Legends Limited per Gohan Revival. Va bene così. Va bene lo skip rapido. Sto iniziando a soffrire. Tutti i cieli verdi, raga, tranne uno. Tutti i cieli verdi tranne uno. Ma che schifo. Ma che schifo, Toshi. Sparking, Legends Limited, Goten, è meraviglia. Stiamo trovando Legends Limited a caso, totalmente a caso, e chiaramente non quello che cerchiamo. Ok, bellissima multi, devo dire. Proprio qualità, raga, qualità eccelsa. Boh, raga. Abbiamo una maledizione addosso. Raga, mi sta passando la voglia di pullare. Mi sta veramente passando la voglia di pullare. Non è possibile che io ho visto solo Namek cielo verde. Come allontanare un creator dal gioco, raga? Cioè, che cos'è sto schifo? Che cos'è questo schifo, seriamente? Non dà neanche la minima speranza, non ti ci fa sperare proprio. È solo merda, cielo verde uguale merda, garantita. Sì. Altra copia di Roshi. Due giri per due Roshi. Entrambi nella multi free. Andiamo avanti. Vai a fanculo, gioco. Seriamente. No, raga, fermi. Fatemi chiudere il gioco e riaprirlo. Non ha senso farlo, ma fatemelo fare. Perché quando è troppo, è troppo. Cioè, tutti hanno un limite, io ho raggiunto il mio limite di cieli verdi in un giorno. E l'ho raggiunto molto alla svelta. Due giri più una pull, solo cieli verdi, tranne uno.
tranne uno, raga. Dai, Goku. Non è che mi piaccia così tanto sta Genki-Dama, però... Mani al cielo per Goku Youth. Mani al cielo per Goku Youth, raga. O per Ottavio. Ottone. Sparking prima o poi. Eccola. Ottavio. Va bene. Va bene. Ci manca la portata principale. Ma ok, vediamo se riusciamo ad accaparrarci pure il piccolo Goku. Ecco, rieccoci qua. Extreme, o meglio, cielo verde. Cielo verde della disperazione. Ah no, forse era quella prima. No, è questa Extreme, o meglio. E qua si vede la qualità. Si vede la qualità. Premiamo sul tocco. Ok, un altro Ottavio. Sta un attimino migliorando la situa dopo la smattata di prima. Ma non sono ancora soddisfatto per niente proprio. Ci serve quel Goku Youth. Che di Legends Limited ne abbiamo trovate una, due, tre forse. Goten, Gohan e Gohan Beast, sì, tre. Tu così... Da dove sei apparso, Gamma? Fake outino, salvaci! Salvaci questa multi, stavo dicendo, ma no. Ecco perché odio la Genki-Dama. Come sprecare una bella location con due me. Multi free! Again! Cielo verde, tantomeno abbiamo i capelli blu, ma il cielo è pur sempre verde. Pull scarso. Certo, Goku, non sia mai che tu possa perdere coi capelli blu. SP, bellissima Rosy, mamma mia quanto sei bella Rosy. C'è la sparking, cioè, ok, sì. E un'altra. Voglio barattare queste tre sparking con qualcosa di buono, tipo 100 Z Power Sparking. Ve le baratto tutte e tre. Non chiedo tanto, 100 Z Power Sparking, vanno benissimo. Oh, cielo verde, mi stai uccidendo! Cielo verde! Raga, io sono convinto che domattina mi sveglio e il cielo sarà verde, prenderò una paura fottuta. Come tutto avvolto da una nube tossica, è quello il cielo verde di Namek. Mi scracca pure la voce, raga. E questa sì che era da cielo verde. Qualcuno mi ha fatto il malocchio. Qualcuno quest'oggi mi ha fatto il malocchio. Mi ha fatto dei riti voodoo. No, non c'è altra spiegazione, raga.
Extreme o meglio, posso avere un cazzo di cielo non verde nell'extreme o meglio? Ma vattene a fangu Vegeta. Come rovinare una location? Come rovinare una location, Vegeta? Vabbè, speriamo in Vegeta, speriamo che porti qualcosa di buono. Non può essere l'unico sparking della multi, dai, vero. Dai, vero. Dai, vero. E invece era vero. E invece era proprio solo lui. Vegeta, stai nel tuo, cazzo, stai nel tuo. Ok. Ma svegliatemi, io sto ancora dormendo, sì, vero. Tra un po' suona la sveglia e finisce quest'incubo. E finisce quest'incubo, raga. C'ho ancora le mie 16-17 mila Chrono Crystal. Non ho visto cieli verdi all'infinito. È difficile commentare. È difficile commentare in questi casi. Grazie Vegeta! Grazie mille Vegeta! Vediamo un po'. Grazie Vegeta per questo dispo! Non desideravo altro! Ultimate Gohan è la seconda coppia che mi dai! Grazie Vegeta! Ah sì! Basta, abbiamo anche interrotto il trovare Legends Limited. Prima li trovavamo così a caso, adesso proprio due schiaffi. Due schiaffi per multi. Ultimo giro praticamente, perché poi sono finite le Chrono Crystal. Se... Trunks, Bardock, Bardock ho visto così a caso. Basta con sta Kenkidama. Sta diventando la mia nuova animazione più odiata insieme alla Instant Transmission. Dai, dai, smentiscimi, smentiscimi Genkidama. Vabbè, poteva andare peggio. Poteva essere una di tutte le altre multifatte. Sette personaggi. Un pod, non abbondiamo, mi raccomando, Goku. Ma Broly esiste? Qualcuno l'ha svegliato stamattina? Io non so quanto ringraziarti, Vegeta. Io veramente non so quanto ti debba ringraziare, Vegeta. Mo lo scopriamo. Guarda se mi porti un altro Cell prima forma. Vegeta, ma i cazzi tuoi no. Tipo che te ne resti nel tuo. Cioè vai tranquillo, Vegeta. Vai tranquillo.
Non ho mai chiesto il tuo aiuto. Ovviamente dopo due location buone, alla prima multi da 10, Pancelo Verde, Legends Limited, un altro così debotto. Mi sta facendo impazzire questo video pool. Mi sta facendo veramente male. Malissimo, raga, malissimo. Malissimissimissimissimo. Dai, Goku. Dai, Goku, ti vedo carico a sto giro. Secondo me ce lo trovi, Goku Youth, dopo 40 tentativi. Potrebbe essere la volta buona. Potrebbe essere la volta buona. Attenzione! Android 17. Quasi, raga, quasi. Oh, quasi, anche qua. Ci siamo andati molto vicini. Ma non proprio. Io levo la Gens. No, dai, no. Teniamola ancora per quest'ultima multi. Ho 1263 Chrono Crystal. 21 coin. Una multi free e pochissima speranza, raga. Pochissima. Pochissima. Che schifo. Ok, non c'è più la multi free. Proviamo i coin. Proviamo questi bellissimi ticket. Proviamo questi meravigliosi ticket, raga. Prepariamoci ad altri cieli verdi. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Me ne sono accorto perché non c'era lo skip. Nani. La speranza è l'ultima a morire. Però raga, che banner di merda. Facciamoci anche gli altri due ticket. Ormai ce li abbiamo. Un'altra copia? No, Dabura. Perché è apparso Vegeta? Che cazzo vuoi trovare se c'è Vegeta di mezzo? Ultimo ticket. Non darmi un cielo verde, dai. A questo punto io levo la censura. Video pool fallimentare in ogni caso, ma quantomeno ci siamo salvati in corner trovandolo così con un ticket da un cielo verde fake out. Che poi ci ha dato Dabura e Cici. Cioè raga, ci siamo schivati una pallottola proprio gigantesca. Ci siamo schivati una bomba atomica qua. Nulla, vi consiglio di pullare su questo banner. Dopo la mia esperienza diretta vi direi no, mai nella vita. Però attendete gli showcase. Vi auguro in bocca al lupo se pullerete. Spero che abbiate più fortuna di me. Non che ci voglia molto, ma potrebbe anche andare peggio, dai, non vediamo così il bicchiere mezzo pieno di veleno. Un bacione, raga, a presto!